Buonasera, buonasera. Siamo qua con questo silenzio incredibile. Dovrei mettere effettivamente una musica di sottofondo. Ciao Astra, ah, vai a cena, va bene. Va benissimo. Grazie per il ride, grazie, grazie mille. E poi vabbè, in realtà stavo pensando anche di portare i DVD se ci stufiamo di Pokémon Showdown. Volevo portare Showdown così nel chill tranquillamente, poi dopo capire se andare su DBD o meno, ecco. Allora, intanto sistemiamo qua. Ok, allora, no, così top. Ok, così mi prende al centro, perfetto. Siamo qua ritornati su Pokémon Showdown. Evviva, signori, evviva! Eccoci qua. Qua vediamo il Randall Battle, vai! Vi farò vedere il vostro maestro competitivo numero 1. Esatto, il vostro maestro competitivo riuscirà a battere Solgaleo con i Lumis, evviva! Beh, possiamo fare Thunder Wave e poi ancora. Tanto siamo più veloci. Che comunque. Il Blitz, cattivissimo. Potremmo mettere. Allora, intanto scusate, ok. Così lo metto al centro. Allora, o mettiamo Commo, che così resistiamo. E poi. No. No. Cazzo. Beh, Diancie. E poi. Diancie ha il suo perché come non ha il suo perché. Perché comunque è acciaio. Allora, allora. Che poi comunque siamo più veloci. Allora facciamo così, mettiamo Commo. Resistiamo il Fairy Blitz. Ok. Dobbiamo solo sperare di one shotarlo, però. Scare shot. Mamma mia, che schifo. Ma che cazzo serve questo? Ah, colpisce 5 volte. Ma che cazzo? Allora, potremmo fare la mossa del secolo, fare la terra e fare Soul Dance. Ok, Meteoric Odio. Dancer. Scherza, vedo. Ah, sta scherzando, vedo. Cioè, ha poi dictato il danza spade, no? Vai. Picchia, 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 uccida, dai. Godo, sì. Ha anche lo the dice, quindi è ottimo. Pensava, volevi. Ci credevi pure. Allora, qua potremmo fare cross combat, perché tanto desiste il drago, quindi secondo me forse lo one shottiamo, no? Ciao. Addio, Commo, è stato bello conoscerti. Però dovrebbe morire al C anche lui, esatto, sì. Cazzo, buttiamo, il Lumis è il più veloce. Era il più veloce. Beh, sono più veloce? Perché sono più veloce, raga? Ciao Franex! Buonasera, buonasera! Non so perché sono il più veloce, però. Prima o poi dovrebbe fallire come mossa, no? No, 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 non fallisce, raga, non fallisce. Dai, fallisce almeno una volta, dai. Niente. Oh, è infallibile come mossa. Vai, ancora.
Come sto? Tutto bene, dai, tutto stanco perché comunque ieri ho fatto una mega serata tra amici. Vedete la mia face di video incredibile nel canale di Pinguz 98 della live di ieri, ma anche di stamattina. Quindi sono un po' stanchetto perché comunque non ho dormito neanche. Io ho questo grosso problema quando dormo nella casa degli amici. Ovvero, a parte perché ho messo di ansia, non ha senso perché tanto non resiste il tipo roccio. Vabbè, in realtà posso fare calm mind. No, io ho un grosso problema quando dormo a casa di persone come amici, eccetera, che io mi sveglio sempre, sempre alle 6. Veramente, vi giuro, io vi giuro che non so perché, ma mi sveglio sempre alle 6. Succede anche a me, sinceramente, ma non so perché, ma poi sono stronzo io, mi sa, perché veramente, cioè... Cioè, sempre alle 6, io ho detto, mi ricordo che ieri sera, fate conto che sono andato a dormire per quasi, le 2, ok, quasi le 3, 2 e mezza, ecco. Io dico a Pringuz e Mark Boom, dicono, guardate, 100% mi sveglierò per le 6. Mi sono svegliato alle 6. Abbiamo un orologio biologico, 6 oppure 7? Già 7 almeno. Puoi dire, almeno ho dormito qualcosina, alle 6 è terribile. È incredibile. Ma almeno tu mi capisci, Franex, ti giuro. È una cosa terrificante. Allora, io direi di fare. Ma lei è fisica o speciale? È speciale. Perché andai in Monster? Se è fisico. Vabbè. Ma no, ma perché andai in Monster questa qua? Sei fi... Dai... Puttanazza fa... Vabbè, tanto ci moriva comunque. È vero che è tipo scalfato, bada bendato. Allora facciamo knock-off tranquillamente, perché lui cambierà. Una cosa molto sana non riusciamo a capire, ma ti giuro, è assurdo. Purtroppo questa è persa, raga. Perché sennò mi tocca mettere Mouse Hold, ma non riuscirà a resistere. Io a questo punto preferisco. E beh, raga, e beh. E beh. Perché io che non ci penso su queste cose. Godo! Ma succami il cazzo! Ma veramente è assurdo comunque. Ah, il tempo! Il tempo! Ho 30 secondi di tempo! Mouse! Mouse, vai! Tanto è scalfato, quindi... Vai, proprio lascio bomba. Ma perché bite? Ah, per tecnico, ok. Ah, per via di tecnico, giusto. Massacro tu, te la vedo tu. Attenzione! Attenzione! Attenzione signori, i topi, i topi, porca puttana, e Taida che cazzo fa? Vaffanculo, vediamo, vaffanculo, ho un Blissey di merda, questi due sono due fisici, quindi, cioè raga, Solgaleo, cioè Solgaleo, Braxish, Gyarados, Terrakion e Flygon erano cinque fisici. Non so se ho ricordo speciale questa, se devo essere sincero con voi. Però io ho un Blissey che contro i fisici non può fare un cazzo, quindi... Porca puttana! Cioè, dai! Ma che cazzo mi mette una Blissey di merda del... Ma poi che razza di mosse c'ha Blissey, dai! Ma dagli tossina e poi protezione e fottutamente cova uova! Cioè, così si gioca Blissey! Cioè, devi stollare a schifo. Cioè, ma che razza di mossa ci aveva? Ecco, Tatsugiri in cui non c'è il tizio, però... Allora, lui è veloce, no, in teoria. 190 di speed... magari. È veloce, sì, peccato che lui è ancora più veloce. Allora, abbiamo un bel po' di leggendari. Abbiamo lui che tipo... Vabbè, allora io non penso che sia uno che ci one shotta la madre, ok? Si spera, eh?
Si spera, raga, però ammetto che allora ci tengo a avvisare a tutti i nostri gentili spettatori che io, diciamo che ho giocato Pokémon competitivo, sì, ma ho smesso di giocare Pokémon praticamente. Vabbè, competitivo, cioè, fate conto che io non ho giocato a Pokémon Galar, quindi Spada Scudo e Pokémon Scarlatto Violetto. Non ho giocato, anche se Pokémon Spada Scuro comunque ho giocato su Showdown un pochettino per capire, no, le abilità, eccetera. Mentre Scarlatto Violetto non so proprio una beata sega, però ci proviamo, ecco. Dai che ce la caviamo, ecco, ex giocatore di competitivo. Io mi sono fermato a Spada Scuro, beh, secondo me Franex. Non solo l'hai fatto bene, ma anche benissimo, pensando alla cagata pazzesca di Pokémon Scarlatto e Violetto. Non so se è d'accordo con me, ma si è stoppata la live? No, no, ok. No, perché dicevo, quasi pochi minuti. No, no, è tutto giusto. Tutto secondo i piani. E niente, questo sembra che abbia deciso di io me ne vado, a fanculo. Ah no, ah no, ah no, raga, no. Ma questa ci muore. A meno che non fa una terra crystal così tattica per mandarmi a fanculo, lei ci muore. Ma certo, no? 90% di precisione. Cioè, ma vai a cagare, dai. Dai, ma c'è. Cioè, lui fa la grandissima puttanata pazzesca di mettere Goodra, che è più lento di Tatsujiri. Tatsujiri comunque ha tanto attacco speciale. Io devo missare come un cretino, come un fallito che sono. Lui chiaramente no. Ma vai a cagare, va. Mi fai perdere tempo e poi pretendi pure che io cerco di combattere fino alla fine dei tempi. Ma cioè, scusate, raga, se bestemmio, però veramente. Allora, secondo me lui usa Terra. Quindi facciamo knockoff. Siamo nella merda, raga. Allora. Sono d'accordo assolutamente, speriamo bene per la Pokémon Leggenda ZTA. Speriamo bene. Ma sarà tipo come Leggenda Arceus il gameplay, eccetera, no? Allora, raga, qua abbiamo un piccolo problema. Jumpluff è più veloce di noi, tipo il doppio, perché ha. Ma non dovrebbe avere tipo Umbolden, comunque. Mi sono perso qualcosa. Allora, ah no, acrobazia, giusto, acrobazia, quindi ci ha del culo, secondo me. Facciamo Sucker Punch e lasciamo morire. Non muore. Quanto ha fatto Sucker? Sucker non ha fatto un cazzo. Ottimo, però ci tocca fare per forza Sucker. Penso di sì, ok, ci sta. Allora, cos'è un Munchidori? Allora, fate conto che questo è velocissimo, quindi o abbiamo qualcuno che possa resistere, tipo lui che ci può stare, oppure se no qualcuno che può fare tipo, non so, extra rapido, cose del genere. Fake out, trovato. Vai, fake out! Vai, Mukidori, che è un leggendario, no? Lui dovrebbe essere un leggendario. Assault Pest, ok, carino. Ok, è un attaccante, cioè un difensore speciale in questo modo. Toxic Chain che cazzo fa, raga? Se sai Franex, sarai sicuramente felicissimo. Ah, questo non è male. È tipo una nuova mossa, a quanto pare. Praticamente se faccio Psychic Noise, lui non può più curarsi. Ok, qual è il piano malefico? Secondo me adesso lui farà Terra Crystal, mette o acqua o qualcosa. Ci fa magari terremoto. E fisico. Magari mettiamo Deoxys.
Perché tanto Deoxys fisico. Ok, ci sta. Ah, ho scritto Pokémon. Hanno di colda una beata ceppa di alcune mosse e abilità da qualche 3 anni che non gioca Pokémon. Bello comunque Pokémon. Allora, io direi, anziché di fare Focus Blast, perché io ho paura di una possibile terra a cazzo di cane, perché questo meta fa veramente cagare. Io vado di cattivissimo, ok, pensavo che facesse molto più danno e non mi ricordavo che sapesse fare Mega Horn, quindi allora. Possiamo fare una grandissima puttanata, ma abbiamo Serperio. Allora. Qua se mi missi, ti giuro, Serperio. Ti giuro. Che gioco Pokémon bianco. Ok, va benissimo. Secondo voi cosa può fare lui? Facciamo sostituto e capiamo cosa fa. Secondo voi resiste? Ok, dai, resiste, ha un Ice Beam. Ok, sì. Va benissimo. Qual è il tuo gioco Pokémon preferito? Allora, ammetto che penso sia Pokémon Smeraldo, perché comunque è un gioco che mi sono affezionato tantissimo. Allora, in particolar modo Rubino, ammetto, perché comunque io avevo fisicamente Rubino, poi ho giocato Smeraldo tramite emulatore, però da bambino avevo Rubino e ci ho giocato un botto di volte. E sicuramente, probabilmente vi direi appunto Rubino, Smeraldo anche, perché comunque Smeraldo sarebbe Pokémon, ma cioè è praticamente Pokémon Rubino, ma migliorato. Allora, potremmo fare di nuovo Leaf Storm, perché comunque 130 di danno. Sì, lui resiste, ma secondo me stab e quant'altro. Vabbè, crit. Oddio, anche il mio è Rubino. Perché è troppo bello comunque Rubino. Cioè, ti stimo, grazie, grazie. Allora, apprezzo. No, cioè, ci sono molto affezionato. Poi ammetto che sono anche affezionato a Pokémon Cristallo. Bailiff. Bailiff, ciao, Meganium. Secondo me, raga, conviene Leaf Storm. Perché uno è 130, due è speciale. Vabbè, anche Dago Pulse è speciale. E Stab. È vero che è resistente, ma secondo me la one shottiamo. No, ok. Pezzo di merda! Secondo me il Dragon Pulse non l'avrebbe one shottato. Allora, Munchidori? Eh sì, facciamo Munchidori, va. Gli facciamo Fake Out, però. Vabbè, dai. Sì, cioè, se sei d'accordo con me, comunque che, cioè, Pokémon Rubino ha il suo perché come storia, eccetera. Poi i Pokémon sono molto belli, mi piacciono letteralmente tutti. E ci sono anche quei Pokémon rari molto fighi come Absol, per esempio. L'unica pecca secondo me di Pokémon Rubino, cioè comunque anche, vabbè, Smeraldo è un miglioramento per carità, però un'unica pecca secondo me di Pokémon Rubino è che i Pokémon sperti non esistono. E non esistono neanche i Pokémon ghiaccio in quel gioco. E la cosa buffa, raga, è che i due Super 4 Spettro e ghiaccio ci sono, ma hanno letteralmente gli stessi Pokémon. Quindi davvero, davvero assurdo. Allora, noi sappiamo che fa Mega Corno. Potrebbe farci. Io farei una Terra Crystal. Tanto lui che Terra Crystal c'ha? Non lo sapremo mai, raga. Ah, Drago, Drago. Vero. Cioè, è un po' triste che abbia soltanto letteralmente tre Pokémon Spettro, che comunque non è proprio propriamente divertente. Qua è da capire se. Allora, noi siamo più veloci, quindi io farei così, raga. Non.
Ah, ecco qua, Toxic Chain, l'abbiamo avvelenato. Lui se ci fa una mossa terra, secondo me lui resiste tranquillamente, quindi... Come non detto. Dai, pensavo che resistesse, 254. Vai. Vai, Protect! Ah, Savulla! E Mela Maionchi? Allora, tu sei più lento, vero? È più lento, raga, non riuscivo. Vai, secondo Protect! Niente. Ci ho provato per la seconda Protect. Ok, vai. Monkey Dory, cattivissimo, Fake Out, vai. Quindi, secondo me, è l'unica pecca che c'ha, secondo me, Pokémon Rubino e barra Pokémon Smeraldo, che hanno pochi Pokémon Spettro e pochi Pokémon Ghiaccio. Ok, vabbè, tanto muore dalla tossina. Quindi Toxic Chain praticamente se faccio una mossa a contatto fisico. Oh, cazzo. Fai U-turn, va. Quindi se faccio una mossa fisica lo avveleno, tipo. Tipo. Mi sono piaciuti i loro remake. Allora, dobbiamo fare i knock-off. Se no, questo. Tanto adesso farà. Come si chiama? Protect, come è giusto che sia. Esatto. Comunque è forte Garganacle. Mi sono piaciuti i loro mech. Zaffiro Alpha e Lumino Omega. A me, più o meno. Perché sostanzialmente. Hanno letteralmente copia e incollato Rubino senza mettere le migliorie di Pokémon Smeraldo. E da un certo punto di vista non è che sono molto contento, ok? Non so se mi spiego. Non ha fatto Protect. Facciamo così. Perché se ci fa una mossa roccia, eccetera. No, però... Facciamo così per la stab. Ok. Lui adesso farà protect. Allora, facciamo sempre così. Tanto, secondo me, vinciamo. Ok, lui adesso fa Protect palese. Oppure non lo fa, Predicta. Ok, no, fa Protect. No, ti dicevo, non mi era troppo piaciuto perché comunque non hanno messo, come dire, le migliorie di Pokémon Smeraldo, che secondo me ci stavano su alcuni fronti. Non so se sei d'accordo con me. Sia i Pokémon che avevano i capipalestra e sia molto altro ancora. E quindi da un certo punto di vista io l'ho visto, l'ho percepito come se... Ma scusa, hai Pokémon Smeraldo che è una miglioria. Perché fai un remake che è un po' un downgrade della miglioria che hai fatto? Cioè, sì, sono abbastanza d'accordo. Hello Seven Dash, ciao ciao Kitty, hello Seven Dash. We won, Seven Dash, we won! Fucking yeah! Sì, cioè, quello è un po' il concetto. È quello che mi ha fatto storcere, perché chiaramente quando avevo visto Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha, io ero super mega contentissimo, raga, cioè ero talmente in hype, perché già erano due giochi miei preferiti tantissimi, vedergli un remake particolare sarebbe stato assolutamente molto... Meglio, ecco, molto più entusiasmante. Solo che, cioè, io ho percepito come se tu volessi fare un remake, ma anche un downgrade allo stesso tempo. E io ero tipo, ma perché? Cioè, per esempio, Ludia aveva dei Pokémon equilibrati, Norman, raga, Norman non aveva. Cioè, allora, Norman effettivamente su Pokémon Rubino aveva un Slaking, un Vigoroth e un Slaking, che per carità, quei due Slaking comunque rompono i coglioni. Però Norman su Pokémon
con Smeraldo aveva Linus, Spinta che è una merda, però poteva romperti i coglioni, Slaking e Vigoroth, cioè era anche più vario, più particolare, anche tipo banalmente Walter, ok, che io non ho mai capito in vita mia perché non avesse mai Manectric, che è tipo il Pokémon peculiare, no, dalla regione di Hoenn, ma Smeraldo l'hanno messo, l'hanno sistemato, gli hanno dato Manectric, e se non dico cavolate, in Pokémon Rubino Omega ha ancora i Magneton, e io sono tipo confuso perché veramente, cioè, perché? Per quale assurdo motivo? Si fa vedere se è così. Sto controllando la wiki in questo momento. Esatto, a Magnemite evolto per Magneton. Cioè, io. E quindi ero molto, molto deluso, ecco, se devo essere sincero. Perché se in Pokémon Smeraldo aveva Voltorb, Electrike, Magneton e Manectric, tu dici quello è più vario, più migliorato, non hai tutti i torti. Eh sì, quindi io ero molto così con Pokémon Rubino, Omega, Zaffiro, Alpha. Ero molto in hype perché dicevo che bello, potrò di giocare a uno dei miei giochi preferiti, anzi il mio gioco preferito Pokémon. Però io riconosco che Pokémon Smeraldo è un upgrade di Pokémon Rubino e Zaffiro, cioè ha delle migliorie, soprattutto anche a livelli di sfide nel capi palestra, e il fatto che per esempio anche Telepath avesse non soltanto i due stupidi Solrock e Lunaton che letteralmente gli one shotti facendo surf e surf, ma aveva anche Credo e Xiato che comunque potevano romperti i coglioni, invece, e questa è un po' la cosa che mi puzzava dei remake, purtroppo. I don't know if you, Seven Dash, did you understand me? I know that you are in English, cioè you can understand English, but not Italian very well. I was talking about Pokémon, that my favorite one is Pokémon Ruby, and the remake Pokémon Omega Ruby. I was like, yeah, it's nice, but somewhat it's a little bit downgraded because there is a Pokémon Emerald that is the improvement of Pokémon Ruby, and you just doing a remake of a downgrade. I don't know. It seems really strange. Allora, abbiamo Guldur. Perché abbiamo un Guldur, raga? Qual è il senso? È volante. Perché abbiamo Guldur, raga? Ma perché non abbiamo Conkeldurr, raga? Secondo me non ci fa molto. Sì, ci fa una mossa buio, però. Ah, cazzo, però ci fanno Koff. Vabbè. Andiamo bene, raga. Hai rotto i coglioni, però posso. Cazzo è questo fi. Cioè, Firivolate mi fa vincere il tempo, eh? È quello che mi sta dicendo? A quanto pare sì. Berserk, ok. Ok, Berserk, ok. Siamo fottuti, mi sa. No, in realtà no. No, sì, siamo fottuti, mi sa. La velocità doppia. Cazzo, abbiamo fatto una cazzata. A meno che. No, 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 no. Tanto è speciale, quindi. Boh, vediamo. Godo, sì, non mi sale, brutto pezzo di merda. Accidenti, mi aspettavo che morisse, raga. Così no. Nessuno ha tipo una mossa, no, no. Cazzo. Sì! Su!
Mi usate due volte, pezzo di merda. I only know you said Pokemon evolved message. No, because there is a Walter that told the gym leader that has in Pokemon Ruby that has Voltorb, Magnemite e Magneton, but in Emerald has also Manatric that is the peculiar electric type Pokemon of the new generation, the third generation. So I was like, why he doesn't have this peculiar Pokemon? At least in Pokemon Emerald they fix it, but the remake Omega Ruby they bring back the same original team with Magneton without Manatric, and I was like, what the fuck, guys? What the fuck does it mean? Allora io me ne vado. Lei cos'è che ha fatto? Vai, vai tu. I was like, what the fuck? Ok, sì, ok, bene. Allora lei è speciale. Quant'è la tua difesa speciale? Fa cagare. Cos'è questo? Vai, dai. Essere veloci. Secondo me riusciamo ad esistere un danno di tipo ghiaccio. Se ci autospeediamo con Chestnut, forse possiamo fare faville. Ecco. I know it took long to get Ho-Oh in Argon. I didn't like that. More steps. Ok. 254, 200, bene. Forse riusciamo ad esistere. Forse. Perché sicuramente se riusciamo. Ok, buono. Io vado, ci sentiamo, Kitty. Ciao, magari ci becchiamo anche nella live di tua sorella. È stato un piacere stare qui. Figurati, grazie ancora, Franex, per essere passato. Tranquillo che mia sorella fa sempre le live ogni pomeriggio, ecco. Ogni pomeriggio mia sorella fa sempre le live. Poi tanto dal lunedì fino al venerdì fa sempre la mattina, ecco. E so che vorrà portare nuovi contenuti anche, quindi rimani sintonizzato, mi raccomando, ma certo. Allora, I might be back later. Ok, se andate, thanks, thank you. Ok, so che tanto non gli facciamo tanto danno contro il Blaze, purtroppo. L'idea sarebbe fare sintesi. Quanto danno ha fatto? Ho fatto una cazzata, scusate. Fa vedere quanto danno fa? No, no, raga, fa abbastanza danno, raga. Troppo fa abbastanza danno. Cazzo, se avesse avuto Budam, cose del genere, questo Chestnut l'avrebbe one shottato. Invece, il mondo è crudele. Il mondo è davvero crudele, che cazzo. Boh, Prasol non ha tanta. Sì, c'ha un po' di difesa speciale, ma se c'è Snout avrà 170. Ah no, secondo me sì. Tanto che altro potrebbe fare? Possiamo fare i nostri plot. Ok, bene. Secondo me se ci fa un altro idropompa resistiamo, fa vedere. Sì, a meno che non faccia critico, cose strane. Resistiamo a parafulmine. Ok. È più veloce di noi, è ovvio che è più veloce di noi. Dio. Ah, ecco. Lui non ha parafulmine. Guarda. Ah, ma lui ha parafulmine, però. Che mossa potrebbe farci sta schifezza? Ok. Non ci fa molto, ok. Però siamo a Life of Body, perfetto. Quindi possiamo dare un ultimo fulmine a cazzo di cane. E poi siamo morti. Perché? Perché sì. Quanto ci muore? Ah.
Galvantula il suo perché. Allora, a me sembra che era scalfata questa, ma non vorrei dire una stronzata. Forse in realtà è bendata. È bend o scarf comunque questa. Ne sono sicuro. Na 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 na. Galvantula con Pondice, quindi Thunder dovrebbe. What? Ma? Quanta difesa speciale c'ha sta qua? È la Madonna! Comunque, come ha ammissato Gelodenti, avrebbe segnato anch'io, eh. Scusa, quanta precisione ha Gelodenti? Ma che cazzo? Sì, potrei fare sticky web. Lo faccio, raga, sì. E ho anche fatto bene. Giga Drain, pezzi di merda! Aia. La freeze drive fa abbastanza danno. Adesso sicuro, vero? Ok. Ed è ovvio che non ha una mossa di tipo veleno. Che non è merda, raga. Ok. Potremmo fare Swole Dance. Ok, godo. Dovremmo fargli un gunkshot. Forse in realtà era meglio la mossa buio. Vediamo se siamo più veloce. Sicura adesso. No, non sicura. Ha la protezione, sicuro. Knockoff li abbiamo fatto, no? Accidenti, raga. Non sapremo mai chi era il Pokémon DOP, purtroppo. Crunch l'avrebbe ucciso. Ci credo. Forse ci muore, però a quale costo? Non so chi è l'ultimo. Andiamo bene. Porca puttana. Ciao. Ciao, raga. È stato bello. Non lo so. Forse non. Oltre il danno la beffa. Oltre il danno la beffa. Secondo me forse. Cazzo, questa Silvio c'ha. Pensavo che almeno Galvantula la potesse uccidere. Invece no. Secondo me la poteva uccidere se poteva fare tuono. Invece non ha potuto. E Giga Drain fa cagare a quanto pare. Incredibile. Cioè, super efficace. Galvantula con tatta. È vero, non è stabile per carità, però. Sì, ok. Silvio non ha tanta difesa speciale, però. Sta cagata della terra crista, è incredibile come hanno rovinato Pokémon. Perché ha. Perché così si potenzia. Madonna. Ok, va bene. Facciamo così, abbiamo più attacco speciale. Non siamo più veloci. Sì, siamo più veloci, ok. Dai, one shot, vero? Che cazzo. Abbiamo 315 di attacco speciale. Siamo più veloci di lui. Tanto lui ha fatto la Terra Crystal, fuoco, stab.
È scalfato. È scalfato. Io non lascerei morire, raga. Anche perché comunque 218 di velocità e tanta roba. Lui ha fatto psichico. Ha fatto psichico? Ha fatto psichico? Dai, non potevi essere buio. Ma perché io non ho mai un coverage fiero che può rompergli i coglioni in maniera incredibile? No, no, non esiste. Ma magari. È quello che ha più difesa speciale di tutti. Perché ha aumentato la difesa speciale? Perché ha aumentato la difesa speciale? Ah! Oddio! Perché ha contrari, ok. Sarebbe bello fargli un bellissimo super power, ma... Beh, Leaf Storm. Buono. Super power. Fa super efficace, dovrebbe ucciderlo, potendo troppo. Ma poi tendo troppo, raga. Ovvio che poi tendo troppo, ovvio che poi tendo troppo. Ho un Pokémon di merda. Io poi tendo troppo per i Pokémon di merda, è incredibile. Vabbè, più veloce. Idropompa, però hai rischi. Vai, ritorna a te, fai qualcosa, ti prego. Vai. Pretendo sempre, sempre, sempre troppo, purtroppo. Boh, pensavo che effettivamente avrebbe potuto reggere, no, però c'è da dire che non aveva il boost. Sapete cosa? Era meglio. Ho fatto una grandissima cazzata, era meglio fare il Leaf Storm perché era stab e avevo il 2 più di attacco speciale, che forse l'avrei ucciso. Ho fatto una grandissima stronzata, secondo me. Ed è una stronzata che può costare te cara, ecco. Lui è veloce. È scalfatto, sarà? Può essere, ecco. Acqua getto, ok. Freeze dry fa super efficace, però... E possiamo fare Iron Head e rompergli i coglioni. Ha il suo perché, solo che è resistente per 4, quindi... Fire Punch non capisco il senso. Non capisco il senso di Fire Punch. Ok. Significa cercare di fare un Hurricane. Ma potrei fare anche Freezing Glare. Minchia, 10% di frizzare. Pazzia. Ok, ci sta. Siamo così. Ok, Articuno di Galar, psicovolante. Cazzo, no, 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 che brutta persona. Potrebbe farmi gelo raggio. Può darsi, dai. Facciamo così. Zagibom, ok. Ok. Guarda, se mi... Però avvelenato, non è toxia avvelenato. Quindi ha il suo perché. Facciamo così, poi Roost e poi cerchiamo di one-shotarli tutti. Ok. Secondo me è vero che è scalfato, quindi è più veloce di noi, ma secondo me possiamo resistere, ci fa il trick. Ah, merda. Cazzo. Ci ha fregati. Ci
strafregati. C'ha strafregati. Trick infame. Tanto è più veloce di... Ah no, 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 siamo più veloci noi. Significa fare un nido pompa, facciamo ice beam, fanculo, va, vattene via. Ok. Mette Gastrodon non gli fai molto. Facciamo ipnosi, va. Vedo troppo. Perché voglio fare ipnosi? Perché così? Chiedo troppo, vero? Chiedo troppo. L'ultimo ipnosi, sperando che non fallisca. Che tristezza, ragazzi, che tristezza, proprio. La vita è triste. La vita è proprio triste. E per 4 perché freeze drive fa super efficace, no? E liofilizzazione, no? Quello che fa super efficace è il tipo acqua, no? 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 Esatto, ok. Che poi ha resistito con un PS, incredibile. È incredibile sta roba. Sarà uguale. Sarà uguale. Va a vedere quanti danni ha fatto. Faccio più danno con Earthquake, incredibile. Ma? Lui potrebbe farmi anche Disable. Non sai cosa, faccio disable. E gli faccio. Volevi. Quanto dura disable? Vabbè, mettiamo Giraci e lo mandiamo a cagare con Ironhead. GG, raga. Qua l'abbiamo recuperato. Abbiamo fatto una grande cavolata, però abbiamo recuperato. Oh, grazie, grazie, grazie mille, finalmente. Qualche vittoria ci voleva, ecco. Halloween Kitty contro Chunk 69. A parte che non mi ha messo l'immagine che volevo. Perché non mi mette l'avatar che voglio? Dov'è? Io di solito metto sempre l'ombrellino. Dove cazzo è l'ombrellino? Eccolo qua. Cioè... Una cosa mi devi fare. Scusate che... Grazie. Ok, adesso lo vedete normale. Allora... Hot Worm... Se faccio terra e fa terra terra. Ok. Potremmo fare... Secondo me ha Heavy Duty, sì. Vai, facciamo così. Facciamo così, raga. Esatto, body press, è quello tipo roccia, no? Adesso che questo è ground, dovrebbe fare danno. Ah, questa cosa non lo sapevo. Ah, merda. Merda. Assabilità. È tipo... Oddio. Questo adesso mi fa heavy duty e sono morto. Iron Tail. La predictato, secondo voi? È più veloce di Trevenant, davvero? Madonna, Trevenant. Quanto puoi fare schifo a essere più lento? Beh, possiamo fare Will-O-Wisp. Così siamo tranquilli.
Bene. Non può neanche fare. Non può fare nulla. Io. Nastiplotto. Noi siamo più veloci. Possiamo fare Thunderbolt e siamo tranquilli. Bene. Abbiamo recuperato sta errore che ho fatto. Perché non pensavo che. Ok. Shadow Ball. Ovvio che non. Ovvio. Allora, Tyranitar versione robotica 167. Possiamo fare questo, Earth Power, mandare a cagare. Non c'è nessuna fregatura, no. A meno che non sia scalfato, bendato, se cagate qua. Forse potrebbe essere scalfato, però. Allora. Potrebbe essere scalfato. Lo facciamo la Terra Blast. Se cambia. Ok, va bene. Acqua. Cioè ghiaccio, ok. Ok. Mettiamo Cloyster. No, non voglio mettere Cloyster. Più che altro non so se è fisico o speciale. Non sapendo se è fisico e speciale, potrei accettare la morte di Kyurem. No, buttarmi Kyurem così. A questo punto preferisco buttarmi a Tarine che ha 98 di velocità, che è inutile. Non so se è fisico e speciale, raga. Ok. Non ha Psychic Noise, no. Lock Polish. Moonblast, ok. Non ha Audipresa, cose del genere. Draining Kiss, ok, facciamo di nuovo. Body press non fai un cazzo, sei stupido, è stupido. Io che sto per perdere contro uno che mi fa body press a cazzo di cane, vabbè. No, rimango tranquillo. Allora, c'è da dire che effettivamente lei non è molto veloce, quindi cerchiamo di. Ok, buono. Oh, questo mi piace. Mind. Questo critico puzza, purtroppo. Non va bene. Ok, ci curiamo e siamo al massimo. Questo critico non andava bene, perché sennò facevo un altro Calm Mind e poi mi recuperavo ed ero fuori. Non so se mi spiego. Aulucia? Qual è la fregatura che mi fai la. No, la terra. La terra non l'ha fatto, ok. Potrei fare una terra. Che terra potrebbe fare, raga? Beh, sicuramente una terra acciaio mi viene in mente. Terra volante, ok. Ciao. Ah, scavetto, vaffanculo, sto perdendo contro questa fica, non è possibile, maledetti Game Freak che fanno queste fiche di merda, fanculo, pezzo di merda. Bell'osso, contro Raichu. Allora, il campo elettrico però non fa addormentare, se mette il campo elettrico siamo fregati. Però proviamo. Dai. Ti prego, fai il sonnifero bello delle meraviglie, così posso fare petalo danza. Anche se in realtà potrei anche già fare subito petalo danza. Perché alla fine
Sì, dai, non voglio rischiare. Metti caso che fallisco il sonnifero, questo mi fa vasti, quindi siamo tranquilli, facciamo. Sono so sicuro che non mi può one-shottare. Perché secondo me può avere una mossa psico, focus blast, una mossa elettro e che cazzo ne so, surf. O comunque una mossa tipo tuon'onda anche, magari, sì. Tuon'onda può rompere i coglioni. Cambia, mette Rotom, quello volante elettro, no? Ok, è brutto quello. Questo è un po' brutto. Io l'ho detto. Vabbè. Ci può fare una mossa a letto, in realtà. Cambia, mette Oingologne. Ha qualche particolarità che devo tenermi in mente? È resistente. Ah. Mi è chiaro, signori, mi è chiaro. Amo Strength Up. Riduciamo l'attacco, ci curiamo. Facciamo di nuovo Strength Up. Ridubbiamo di nuovo l'attacco, ci curiamo. La shout che cazzo è? Cos'è la shout? Boh. Che casino. Il problema è che Bellossomo fa cagare come poco. Cioè. È incredibile che Giga Drain sembra che sia una mossa di merda, veramente. È davvero incredibile sta cosa. Secondo me è stato nerfato Giga Drain, no. Secondo me non era 75, era 90 Giga Drain. Per me l'hanno nerfato i Giga Drain. Sembra davvero una merda come mossa adesso, cazzo. Secondo me l'hanno nerfato. Fa vedere. Eh no, invece no, non è mai stato 90, quindi è sempre stato 75. Ah, forse è stato, ok, va bene. In realtà non avevo altre mosse, avevo solo o Giga Drain o un cazzo, quindi secondo me poteva anche battere, ecco. Senza tanti eufemismi, non sto scherzando. Facci riso, comatose. Allora, potremmo fare knock-off, così togliamo l'oggetto che ha. E aveva la South Fest. Ci fa Super Fang che. Ah, cazzo. Pensavo che era bendato. Super Fang è una merda vivente. Facci riso veloce. Sapete cosa? Posso farlo lasciare morire, dai. Ok, bene. Ci sta. No, mi aspettavo, non so, una mossa a letto così. È scalfato, ecco perché, cazzo. Sapevo che era scalfato, non avrei fatto sta cagata. Vai, knock off. Togliamo questi oggetti. Ovvio che mette le robe qua. Allora. Chi è che ha Heavy Boots? Lui, vedo. Pounce. Ah, ok. Taunt è andato. In teoria potrebbe fare Rapid Spin, però secondo me potrebbe cambiare. Volt Switch, ok, perfetto.
Godo. Lui è più lento. Rallentiamo ancora di più. Oddio. Che dato. Amica, 224 di attacco. Cazzo, è forte Cricketune. Pensavo che fosse una merda di vivente come support. ciao, Cricketune, è stato bello conoscerti. Perché potrebbe farmi Hurricane. Ma non ti lascerò ammalcire, anche se probabilmente ti lascerei ammalcire. Ma non ho uno che... Cazzo, raga, cazzo. Qualunque persona che verrà, verrà tipo... Cazzo, cazzo, cazzo. Secondo me lo vedremo ammalcire, mi sa, sì. Potrei mettere lui. Però lei è forte, è più veloce anche. No, no. Va bene anche così, dai. Non voglio rischiarmela. So che lui è più veloce, non può essere avvelenato in teoria. Esatto. Allora. Vai. Beh, effettivamente. Allora, con calma. Facciamo così. Va bene. Facciamo tipo Wish. Potrebbe mettere di nuovo Swan. Siamo un po' nella merda, ve lo dico. A questo punto era meglio fare Wudammer. Sarebbe bello fare Wish e cercare di mettere il koala di merda. Così si cura, però. Mi mette lui, perché? È più veloce, è più veloce. È più veloce un po' una merda. Ah no, non è veloce, che cazzo dico? Dai, flinciati. Grande, non ha neanche flinciato, incredibile. Fai Body Slam. Ok, ottimo. Flincialo. Bravo. Flincialo un'altra volta. Ok, vediamo. Ottimo. Bravo, sì, godo, sì. Mamma mia, godo. Succhiami il cazzo con te e il tuo Dragon Dance. Non hai capito che questo è Jirachi e lo devi cercare di uccidere in tutti i modi possibili. È resistente comunque, però. Che crit. No, no, cazzo, Dazzle, no. Che merda, raga, ci ha fregati. Che puttanata pazzesca. Merda. Adesso dobbiamo fare soltanto Body Slam. Non paralizzarti, ottimo. Vai, paralizzalo. Bene. Wish. Mica è più veloce. Ah, beh, sì. Ok. Ok, allora lui magari potrebbe cambiare e mettere lui. Io farei Wudammer, ok. Ma dai. Ma dai. Questo è cheating, raga, incredibile. Allora, lei aveva Brave Bird. Quindi Calm Mind può essere inutile. È paralizzata, quindi in teoria Head Smash. Dovrebbe fargli del male. Heavy Duty Boots ce l'ha, ottimo. Possiamo fare Dragon Dance, sì. Sì, dai. Abbiamo anche la terra lì, ma non lo facciamo perché potrebbe farci due pompa, cose del genere. Quindi. Heavy Duty Boots è buono comunque.
Ci fa Boy Bird, non ci fa troppo, bene. Dovremmo riuscire a uccidere. Cos'è questo? Moves targeted at the user di... Ah, è tipo centipugno? Forse. Per sicurezza, raga, facciamo questo e siamo tutti tranquilli. Non lo so, com'è che si chiama questa mossa? Si chiama Grave Rush. A vedere cosa fa. Sarà la sua mossa mercuriale. Spadon carica si chiama. Spadon carica, infligge danni e fa sì che qualsiasi attacco diretto all'utilizzatore colpisca sempre. Anche il figlio proprio fino a che lo tira. Ah, ok, allora facciamo questo. Non avevamo molte spezie. Potevamo fare telemoto, sì. Potevamo fare telemoto. Potevamo fare telemoto, forse avremmo fatto più danno. Forse. Anzi, era meglio fare Ted a sto punto. Cazzo, non ci. Godo. Ha sprecato la terra. Latias è più veloce, ovvio che è più veloce. Allora direi di fare così. Perché voglio tenere l'extra rapido. Semplicemente questo, però. Ok. È incredibile. È il 90%, raga. Cioè. Che poi siamo anche ispettati, quindi. Oh, che merda. È proprio una merda, raga. È proprio una merda, veramente. Aspetta. Che cazzo faccio? È così. È così, assolutamente, raga. Cioè, stavo facendo un'enorme stronzata, meno male che me lo sono accorto. Stavo facendo un'enorme stronzata incredibile. Wow, raga. Cioè, wow. Ottimo lavoro, grande. Grazie. Fai sta cazzo di... Porca puttana. Fai ancora sta cazzo di cagata e mandalo a fanculo, meno male. Accidenti, mamma mia, che tragedia, che fatica. Che fatica, raga. Che fatica, ma Dragon Meteor perché dovrebbe fallire sempre? È come se avesse 70% di precisione, è incredibile, che fatica. Roba da matti, mamma mia. Ai, che fatica per davvero. Vabbè, passiamo su DBD, raga. Dopo questo... Cioè, sono state delle belle partite, però, raga, veramente assurdo comunque missare una mossa così. Dragon Meteor. Io questa live la chiamo Dragon Meteor missa sempre, perché ho missato tutti i Dragon Meteor possibili, veramente. Come cazzo si chiama Dragon Meteor in italiano? Come cazzo si chiama? Dragon Meteor. Sta molto male. Vedere come si chiama Drago Bolide, ok, cioè, ho missato tutti i Drago Bolide possibile. Accidenti, veramente. Però per adesso dai, è andata anche bene. Evviva, torno subito, andiamo su DBD. Ciao ciao.